Ok, buongiorno a tutti. Oggi vediamo qualche esercizio sui vettori, sulla prima parte, la parte introduttiva che abbiamo trattato sull'argomento dei vettori. Faccio un brevissimo ripasso. Per vettore in fisica si intende una grandezza caratterizzata da intensità o modulo, che è sinonimo di intensità, oppure lunghezza, riferendoci alla dimensione della freccia che lo rappresenta. Una direzione che è individuata dalla retta sulla quale la freccia che rappresenta il vettore si trova e il verso. I versi possibili sono due, dipende da quale dei due estremi del segmento orientato al vettore si prende come punta e quale come origine. Quindi rappresentiamo il vettore come una freccia, scritto. La lunghezza della freccia è l'intensità. La retta sulla quale la freccia si trova è la direzione. E il verso è uno dei due possibili, o da A a B o da B ad A. Ok? Che operazioni si possono fare con i vettori? Possiamo moltiplicarli per uno scalare, cambiando nel verso eventualmente la lunghezza, ma non la direzione, o possiamo sommarli. Per sommare i vettori si usano due tecniche per disegnarli, per essere più preciso. La prima è la tecnica detta del parallelogramma. Se ho due vettori, A e B, il disegno con l'origine in comune, costruisco il parallelogramma che ha A e B come lati consecutivi, più o meno, okay. E il vettore somma non è altro che il vettore che è rappresentato dalla diagonale del parallelogramma che ha origine nel punto comune ai due vettori A e B. Questo è il vettore somma. E in questo caso il vettore somma, un attimo, che riprendiamo, quindi ripeto, il vettore somma è rappresentato dalla diagonale del parallelogramma che ha l'origine nello stesso punto che è origine dei vettori sia A che B. La tecnica alternativa è quella della punta coda, questo è il parallelogramma. Oppure metodo punta coda. Si prendono sempre gli stessi due vettori, vediamo se riesco a disegnarli quanto più possibile uguali. Il disegno in successione, in sequenza, facendo in modo che ogni vettore inizia dove finisce il precedente e così via. Quindi disegno A successivamente, B successivamente ad A, più o meno dovrebbe venire così, e il vettore somma non è altro che il vettore che va dall'origine del primo alla punta del secondo. Questo è il vettore somma A più B. È chiaro che la cosa più importante da dire in questo caso è che la figura geometrica rappresentata dai tre vettori, A, B e la loro somma, è un triangolo. E in ogni triangolo, ciascun lato, diciamo in questo caso il lato S, ha una lunghezza, questo simbolo rappresenta la lunghezza del vettore, che è minore della somma delle lunghezze dei vettori addendi. Ciascun lato è minore della somma degli altri due. È uguale alla somma solo se i vettori sono allineati. Quindi si pone il problema di determinare quanto misura il
il vettore somma in generale e come è orientato. Per far questo si usa il metodo di scomposizione. Che significa scomposizione? Beh, tutto sommato è abbastanza semplice. Si esegue l'operazione di somma al contrario. Cioè, dato un vettore qualsiasi, cerco due vettori che siano due vettori utili, la cui somma è il vettore che ho sotto mano. Faccio un esempio. Immaginate questo vettore, uno qualsiasi. Chiamiamolo A. Posso sempre pensare ad A come alla somma di due vettori opportuni. Questo, per esempio, è questo. Anzi, fatemelo fare proprio. Scusate. Questo, per esempio, è questo. La somma di due vettori mi dà il vettore A, per quanto abbiamo appena visto. Questa però non è una scelta molto utile, anche se è possibile. Okay. Perché? Perché i due vettori nei quali scompongo A, tra di loro hanno un angolo a priori strano, un angolo qualsiasi. Se l'angolo diventa di 90 gradi, okay, ottengo un triangolo rettangolo, e in quel caso posso usare Pitagora per esprimere la lunghezza di A in funzione delle lunghezze delle componenti, quindi quella è una scelta più vantaggiosa. Ecco perché normalmente si scompone il vettore A, fatemelo ridisegnare, rispetto a due rette di riferimento che sono gli assi cartesiani ortogonali che tendenzialmente hanno la stessa origine del vettore A che mi interessa. Questa è la X, questa è la Y. Proietto A sui due assi, qui ottengo AX, e non ci sono molti altri colori, ecco, viola, e qui ho AY. E esprimo le componenti in funzione di due vettori unitari, x e y. Sono due vettori di lunghezza 1 che mi servono per esprimere le due componenti. Quindi, in sostanza, il vettore A è espresso come la componente x, la proiezione sull'asse dell'x del vettore, per il versore in x, che posso scrivere x oppure la y, come vediamo nel PDF della presentazione, più la componente y per il versore lungo l'asse delle y. Essendo i due vettori, i due assi perpendicolari, allora automaticamente la lunghezza o modulo del vettore A è facilmente esprimibile, col teorema di Pitagora, in termini della lunghezza delle sue componenti. È la radice quadrata di la componente x al quadrato, scusate, ho qualche difficoltà oggi con la penna, più la componente y dello stesso vettore al quadrato. Ok? Questo perché mi aiuta. Ah, ultima cosa, l'orientazione del vettore, questo angolo alfa, l'angolo che il vettore forma con un asse di riferimento, tipicamente l'asse delle x, è esprimibile usando la funzione goniometrica tangente, perché il rapporto tra il cateto opposto all'angolo alfa diviso il cateto adiacente è la tangente goniometrica di alfa. Quindi la tangente di alfa vale a y fratto a x, posto ovviamente che a x non sia nulla. Quindi posso invertire questa funzione e esprimere l'angolo alfa come la tangente inversa di
del rapporto a y su ax. Queste due relazioni mi danno qua ho la scomposizione, qui ho la lunghezza del vettore in funzione delle componenti e qui ho l'orientazione del vettore in funzione delle componenti. Quindi posso mettere il vettore e le sue componenti in relazione tutto sommato abbastanza semplice. C'è un altro fatto importante che deriva dalla scomposizione del vettore, che è questo, che è il vero motivo per il quale si scompone il vettore in questo modo. Se ho due vettori A e B, diventa molto semplice calcolarne la somma. Perché? Beh, immaginate di scomporre entrambi i vettori. Il vettore A lo posso scrivere come ax nel verso di x più ax nel verso di y. Lo stesso faccio per b. Diventa bx lungo il versore x più by lungo il versore y, con ax e ay, bx e by sono due numeri opportuni. Ok? Il vettore somma a più b avrà una componente x che è la somma delle componenti x dei due vettori. Perché? Perché sono multipli dello stesso versore. Quindi x avrà ax più bx lungo il versore x più, scrivo sotto che non ho più spazio, ay più by lungo il versore y. Quindi posso scriverlo come SX lungo il versore X più SY lungo il versore Y, dove AX più BX è SX e AY più BY è SY. Quindi trasformo la somma da vettoriale, questa è una somma vettoriale, per la quale vale questa limitazione, questo fatto importante, attenzione, in una somma algebrica. SX è la somma algebrica delle componenti x dei vettori. SY è la somma algebrica delle componenti y dei due vettori. Fatto questo, ho, ultimo passetto, risolto il problema di come determinare la lunghezza di esse. Il modulo del vettore somma non è altro che la radice quadrata di SX alla seconda più SY alla seconda. Qual è l'orientazione di S? Chiamiamola beta. Non sarà altro che la tangente inversa del rapporto SY fratto SX, se SX è diverso da 0, ovviamente. Okay. Ovviamente la stessa cosa vale se anziché sommare due vettori ne sommo 3 o 300. La componente x del vettore somma sarà la somma algebrica delle componenti x di tutti i vettori addendi. E così via. Non è chiaro? Non sono troppo veloce? Esercizio. Proviamo per esempio, ecco questo qui, il numero 16. Mi sembra che la pagina sia la 33. L'esercizio dice, hai un vettore U il cui modulo è 6,2, quindi
e forma un angolo di 60 gradi con la direzione orizzontale, quindi chiamiamo il suo alfa 60 gradi. Scompongi un lungo l'asse x e y e calcola i moduli delle due proiezioni x e y. Questo non l'avevamo visto, adesso lo vediamo. Quindi la domanda è: quant'è x? Quant'è y? Ok, cioè si pone il problema inverso di questo. Qui questa relazione ci dice quant'è la lunghezza del vettore se conosco le componenti. E ci dice qual è l'orientazione se conosco le componenti. Ma il problema è inverso. Conosciamo la lunghezza, conosciamo l'orientazione, quali sono le componenti? Fatemi fare un disegno. Qui abbiamo l'asse delle x, qui c'è l'asse delle y, qui c'è il nostro vettore u. E quest'angolo è 60 gradi. Okay. Anche in questo caso, qui c'è la componente x e qui c'è la componente y. Oppure, se preferite, possiamo disegnarla qua. Possiamo utilizzare, per rispondere all'esercizio e in generale per trovare le componenti, le funzioni goniometriche di base. La componente y è legata al seno dell'angolo perché il seno dell'angolo alfa è uguale alla lunghezza del cateto opposto, uy, fratto l'ipotenusa u. Il coseno dell'angolo alfa è dato dal rapporto tra la componente adiacente ad alfa, quindi la componente x diviso l'ipotenusa u. Inverto queste relazioni e ottengo che la componente y del vettore vale la lunghezza del vettore per il seno dell'angolo alfa, mentre la componente x vale la lunghezza del vettore per il coseno dell'angolo alfa. Queste la relazione generale con cui ottengo le componenti a partire dalla lunghezza del vettore e dalla sua orientazione, che quindi nel nostro caso avremo che ux, scusate, vale u che era 6,2 per il coseno di 60 gradi, che è un mezzo, quindi vale 3,1. 60 gradi è un angolo notevole, non mi serve neanche la calcolatrice. Uy è sempre u 6,2 per il seno di 60 gradi, che era di, questo ripeto, vale un mezzo, mentre questa funzione vale radice di 3 mezzi. Quindi 3,1 volte radice di 3, che vale circa, non so se ho portato la calcolatrice. Qualcuno ha fatto questo calcolo? Dimmi. 5,34. 5,4. E questo risponde alla domanda dell'esercizio. Ok? Tutto chiaro? Bene. Detto questo, proviamo per esempio, proviamo il 18. Qui abbiamo, partiamo da un disegno,
ci dà direttamente le componenti, ci dice il vettore B ha queste componenti, bx vale meno 2,1 centimetri. BY misura 4,3 centimetri, mentre il vettore A ha queste componenti. AX misura 3,6 centimetri e AY meno 3,7. E disegna uno in B in giallo e A in rosso, quindi le componenti ora AX 3,6 è questa. Poi AY meno 3,7, boh, diciamo che sia questa. E gli altri sono in giallo. Non so se riuscite a vedere, il giallo è un po' tenue. AY 4,3 qua sopra. E poi c'è bx meno 2,1. Io le faccio in viola perché non, se no non le vedo. E questa è bx. Ok? Chiede di disegnare i vettori, niente di più facile. Perché? Perché se diciamo per esempio che A è, chiedo scusa, se A lo scrivo come AX nel versore X più AY nel versore Y, allora i due numeri AX e AY non sono altro che le coordinate cartesiane della posizione della punta del vettore. Quindi prendo il punto che ha coordinate 3, 6 e meno 3, 7 e parto dall'origine, traccio una freccia verso quel punto, vediamo se lo becco, e questo è il vettore A. Stessa cosa per Y. Prendo il punto di coordinate meno 2, 1 e 4 e 3, che è questo, il punto B. Il vettore B va dall'origine alle coordinate della punta, cioè quelle che hanno coordinate BX, BY. Domanda. Se io guardo, a dire la verità, un po' superficialmente il disegno, che sicuramente non è perfetto, anzi, posso avere l'impressione che i due vettori siano opposti o antiparalleli, per essere esatto. È così o no? No, perché sicuramente non sono opposti. Per quale ragione? Dovrebbero avere gli angoli uguali. Dovrebbero avere, se fossero vettori opposti, cioè stessa lunghezza, ma l'uno quel verso opposto all'altro dovrebbe avere le componenti opposte, cioè ax dovrebbe essere uguale a meno bx e viceversa. Ok? Adesso controlliamo l'orientazione dei due vettori. D'accordo? Quindi prendiamo per esempio, calcoliamo l'angolo alfa che dà l'orientazione di A. In questo caso alfa vale la tangente inversa di meno 3,7 centimetri fratto 3,6 centimetri. Due unità di misura spariscono e viene meno 45,8 gradi. Perché il meno? Perché l'angolo è preso nel verso verso negativo, il verso orario, mentre quello positivo è quello antiorario. Facciamo la stessa cosa per la componente, la direzione beta
dell'angolo di del vettore B, quindi tangente inversa di sono componenti meno 4.3 su 2.1. I centimetri non li scrivo neanche perché so che comunque si semplifica, ma questo mi dà meno 64 punto qualcosa. Attenzione, perché mi dà meno 64 quando, se io guardo la figura, ecco, con viola, vedete, è questo. Io voglio quest'angolo. Questo è un limite della funzione tangente inversa. Fatemi rifare un disegno qui sotto. Se il nostro vettore punta nel secondo quadrante, nel nostro caso è fatto così. Ok. Allora, la funzione tangente inversa mi dà non quest'angolo, ma mi dà l'angolo che individua la retta sulla quale il vettore si trova, cioè mi dà questo. Questo è il risultato della tangente inversa di Bx fratto Bx. Se voglio questo angolo, devo aggiungere 180 gradi. Cioè, se voglio misurare a partire dal verso positivo dell'asse delle x in senso antiorario finché non individuo la direzione ma anche il verso del vettore. Quindi l'angolo che ci interessa, beta, vale 180 gradi se voglio l'angolo in gradi, più la tangente inversa di By fratto Bx. Questo vale se, solo se, il vettore B appartiene al secondo quadrante. Ok? Quindi nel nostro caso, torniamo al corso di prima, sarà la tangente eccetera eccetera più 180, saranno 136, 116 gradi. Tutto chiaro? Ah, c'è ancora una cosa che potremmo fare, molto semplice. È quella di calcolare, per completare proprio le informazioni sui vettori, quant'è il modulo di A e quant'è il modulo di B. Questo è semplicemente la radice quadrata di ax alla seconda più ay alla seconda, cioè, adesso non mi ricordo più, fatemi rivedere, 3.6 al quadrato. Più meno 3.7 al quadrato e verrà, scusate, non so se l'avevo fatto, prego, 5.2, ovviamente centimetri. La stessa cosa possiamo fare per B. Questa di B è la radice quadrata di Bx alla seconda più By alla seconda, ovvero la componente x misurava meno 2.1 centimetri, più l'altra era 4,3 se non mi ricordo male. Per un totale di, per cortesia, lo lasciamo. Questo più o meno completa il quadro, ma se l'esercizio chiedeva qualcos'altro, non mi ricordo. No. Dimmi.
Non ho capito, scusami. ho invertito l'equazione, cioè per esempio se devo trovare b si fa b se fa cosa Mm-hmm. Sì, certo, una possibilità è, torniamo un attimo indietro, eccola qua, se avete il, il valore della componente x e il valore del valore del modulo del vettore, può essere espresso come la componente x diviso il coseno dell'angolo. Viceversa, potete trovare u come uy diviso sin alfa. Ok? Altro non chiedeva. Quanto tempo ci rimane ancora? Vediamo se riusciamo a vedere ancora uno. È dello stesso tipo di quello che abbiamo appena visto, ma facciamo anche questo per completezza. Il 22. Dice A il vettore A che è fatto in questo modo: A 5.0 è la x e meno 4. Il vettore si può esprimere anche in questo modo, dove il primo numero dà la componente x e il secondo la componente y. Quindi questo potremmo anche scriverlo in questo modo. 5 nel verso della x meno 4 in y. Okay. Si può esprimere il vettore come le coordinate cartesiane del punto che dà la punta del vettore. E chiede quali sono il modulo di A e l'angolo di orientazione di A. Quindi quanto vale la lunghezza di A e quanto vale A. Ok? Allora, disegniamo. La componente x5, scusate, la componente y è meno 4, quindi il punto A si trova qui. Il vettore A è questo grosso modo. Questo è il vettore A e questo è l'angolo alfa. Quindi attenzione, A appartiene, giace nel quarto quadrante. Quindi per A è sufficiente, per il modulo di A è sufficiente usare il teorema di Pitagora, la radice di ax alla seconda più ay alla seconda. Quindi abbiamo, mi pare che era 5 meno 4, quindi 25 più 16, 41, radice di 41, che è approssimabile 6.4. Mentre l'angolo alfa lo posso trovare come la tangente inversa di ay fratto ax, cioè la tangente inversa di meno 4 quinti, che viene meno 38,7 gradi. Ok? Bene.
Concludo chiedendovi per l'esercizio di tornare all'esercizio di prima nei due vettori A e B che abbiamo disegnato, questi due qui, di prendere il vettore somma e il vettore differenza A meno B e di individuarne lunghezza e direzione. Ok, ci vediamo la prossima volta, grazie per l'attenzione.